Salve, bentornati in un nuovo tutorial di OnCloud. L'ultima volta eravamo rimasti sul tema calendario. Oggi vi voglio mostrare come si può impostare il calendario su un'applicazione tipo calendario di Apple. Calendario è un'applicazione molto importante. Oggi siamo tutti impegnati 24 ore, impegni, famiglia, amici, lavoro, quindi l'applicazione calendario per me è un'applicazione molto importante. Per questo voglio mostrare come si può utilizzare il calendario di OnCloud in qualsiasi possibilità, per esempio da casa, anche con il cellulare. Andiamo qui sulla nostra applicazione del calendario. Aggiungo un nuovo account, sarà aggiungi un altro account CalDAV. Dobbiamo andare su avanzato, nome utente, dobbiamo inserire nome utente, la password, e scrivo il server. Vado a copiarmi questo qui, l'indirizzo CalDAV di questo pezzo qui. Vado di nuovo sul mio account, lo copio qui, tolgo il nome del server che non serve, che è questo qui, eccolo qui. Ci metto la porta 80. Eccolo qui, abbiamo il nostro nuovo calendario. Aggiungiamo anche i promemoria. Adesso andiamo sul nostro calendario, dovrebbe essere qui da qualche parte. Come vedete, solo un test, e questo è il calendario di OnCloud. Chiudo OnCloud, vi faccio vedere che se metto un appuntamento, faccio un appuntamento per il 26, nuovo, posso selezionare dove lo voglio salvare sul mio calendario che ho online calendario, lo salvo. Come vedete, ho aggiunto un nuovo online calendario. Adesso andiamo sul nostro OnCloud, vediamo se l'appuntamento che ho aggiunto qui si è trasferito anche sul nostro OnCloud. Andiamo a vederlo, probabilmente ci impiega un attimino per caricare. Refresh la pagina, vediamo. Come vedete, eccolo qui. Online calendario, anche l'appuntamento che ho inserito sulla mia applicazione del calendario è stata sincronizzata quasi in tempo reale, dopo forse un minuto, direttamente su OnCloud. Praticamente, avendo un calendario, un CalDAV calendario, posso gestire tutti i miei appuntamenti con chi voglio, quando voglio, attraverso la mia applicazione calendario. Bene, per quanto riguarda il calendario, diciamo, ho già detto tutto. È un'applicazione secondo me cruciale, principale di OnCloud. Ci vediamo nel prossimo tutorial e vi farò vedere appunto anche le altre applicazioni. Grazie, arrivederci. Ah, dimenticavo, il calendario si può anche impostare su un telefono iPhone, su un telefono Android, quindi avremo i nostri calendari in ovunque noi saremo. Grazie, alla prossima.